stata una giornata difficilissima, non difficile, perché lui è stato molto, era lì che derideva tutti con il suo atteggiamento, con l'atteggiamento di uno che non rispetta le regole. Però ce l'abbiamo fatto, certo. Io sono entrata stamattina con un sacco di ottimismo. Poi mi sono un po' persa, ho avuto dei momenti di smarrimento quando ho visto che, insomma, venivo offeso come persona, perché hanno provato in tutti i modi, continuando, ad offendere mia nuora, me, hanno fatto delle illazioni anche per quanto riguarda Libere Donne, no? Cioè, quindi questa associazione che difende i diritti delle donne. E quindi ero un po' così, quindi sono uscita fuori. Però ho creduto fino alla fine nella giustizia, perché non poteva non essere così. Non si può morire così a 18 anni. Era giusto la condanna, noi continueremo la nostra battaglia perché ci sarà l'appello, lo sappiamo già, ma noi saremo lì pronti a continuare a dare giustizia a Giuseppe. Mi reputo per adesso soddisfatta, io ringrazio la procura che ha fatto bene il suo lavoro, ringrazio il PM, ringrazio le forze dell'ordine della questura di Crotone, perché sono stati sotto il profilo investigativo bravissimi, hanno fatto un grande lavoro. E grazie a tutti, grazie all'Italia che mi ha sostenuto in questi 2 anni, mi ha scritto, oggi mi hanno incoraggiato tutti, mi hanno dato la speranza. E grazie a Giuseppe che da lassù mi ha dato tanto coraggio oggi. Perché forse in questo risultato c'è anche tanta della sua forza e del suo coraggio in questi mesi, in questi anni, insomma, non ha mai mollato. No, non ho mai mollato, perché Giuseppe era un ragazzo che aveva le idee chiare, aveva un ragazzo tenace, solare, che aveva tanta voglia di vivere. E quindi è il mio dovere come madre vivere la mia e la sua vita ancora, portando avanti il suo esempio e gli ideali in cui credeva, per aiutare tutti gli altri giovani e insegnare che cos'è la legalità.